Dopo 16 anni di chiusura, riapre al traffico in piazza Poderico la nuova strada che collega via Acquaviva con via Renaccia. Un intervento strategico dal punto di vista della viabilità che, oltre ad alleggerire il flusso veicolare, restituisce alla città una piazza meno caotica. È stato ripristinato il doppio senso di marcia su via Acquaviva, rifatta e potenziata la segnaletica stradale, posizionati New Jersey per il restringimento della carreggiata e sistemati rallentatori sonori di velocità. Tagliata al centro da via Renaccia e punto nodale per la viabilità dell'area compresa tra Piazza Nazionale, Corso Novara e Piazza Carlo III, Piazza Poderico è stata già interessata da interventi di risistemazione che oggi si concludono con la riapertura della circolazione veicolare. La piazza già ebbe un intervento di riqualificazione, tanto è vero che la parte pedonale è molto vissuta dagli abitanti e dai cittadini, però da circa 16 anni una parte era rimasta chiusa la viabilità e questo creava un disagio particolare. Grazie a una forte sollecitazione dei cittadini, Comitato Vicaria e anche tanti altri, e la sensibilità della municipalità e ovviamente l'impegno forte del Comune di Napoli con l'assessore calabrese e anche con il mio personale, si raggiunge un obiettivo che sembra piccolo ma che è importante per la città. Io dico sempre che piccoli interventi di questo tipo fanno anche un forte cambiamento della città tutta. All'inaugurazione presenti con il sindaco De Magistris, l'assessore alla mobilità Mario Calabrese ed il presidente della quarta municipalità Giampiero Perrella. Dopo ben 16 anni restituiamo al territorio un'opera pubblica di fondamentale importanza che consentirà di alleggerire il traffico in tutta una zona, la zona della Renaccia, fortemente congestionata, e al tempo stesso restituiamo decoro e dignità a una piazza, Piazza Poderico, per troppi anni mortificata, sospesa nel limbo tra il degrado, l'abbandono e la precarietà. È un primo intervento di riqualificazione in un territorio che merita una grande attenzione, e grazie alla sinergia fra la quarta municipalità e l'amministrazione comunale oggi si fa un altro piccolo ma grande passo in avanti per il riscatto di questa parte della città.